Vediamo Sblablaceba Rustikovic, atleta della Papua Nuova Guinea. Pensate che da bambina si esercitava tuffandosi dal tetto di casa e atterrando di cranio sull'asfalto bollente. Diceva che così facendo avrebbe affinato la sua tecnica di tuffo, e così è stato, dato che ora è in finale di salto dalla piattaforma a 100 metri. Eseguirà un doppio salto mortale mezzo in avanti, ritornato camuffato, con due svenimenti, coefficiente di difficoltà spaventoso. Ed ora Sabine Spirisesbaia, dal chiaro cognome londinese, che ha frequentato la scuola materna in Germania e non indossava mai il grembiulino, tanto che la maestra le imbrattava volontariamente i maglioncini, suscitando l'ira di papà Spirisesbaia, che oggi è in tribuna a fare il tifo per la sua bambina, che pesa soli 120 kg. Eseguirà un triplo salto mortale e mezzo rotolato, arruffato, coefficiente di difficoltà gradevole.